L'ex sindaco di Agrigento Aldo Piazza, con il quale l'attuale sindaco Marco Zambuto è stato assessore alle finanze, replica quanto dichiarato dallo stesso Zambuto, secondo il quale la precedente amministrazione gli ha trasmesso in eredità un buco finanziario di 42 milioni di euro. Al microfono di Davide Saglia. Una sua risposta a quello che è l'appello lanciato in campagna elettorale dal sindaco Zambuto riguardo i 42 milioni di euro di debiti trovati al momento del suo insediamento e lasciati dalla sua amministrazione. Ecco, come replica lei a questa dichiarazione da parte del sindaco? Guarda, io devo denunciare invece la vergogna con cui Zambuto si vuole fare la terza campagna elettorale, cioè cercando di imbrogliare gli agrigentini ancora per l'ennesima volta, dicendo cose che lui conosceva bene. Essendo il mio assessore al bilancio, il comune di Agrigento aveva una situazione deficitaria, una situazione di sofferenza economico-finanziaria che lui conosceva essendo il mio assessore al bilancio. Quando è stata consegnata l'amministrazione nelle sue mani, lui sapeva che c'erano dei debiti che derivavano dalle amministrazioni precedenti, non c'entra niente Aldo Piazza, perché se ci fossero stati dei debiti che mi appartenevano alla mia gestione, evidentemente io li tenevo nascosti, non glieli andavo a dire. E in ogni caso gli vorrei chiedere che se fino adesso io non ho fatto assolutamente per una questione di dignità personale, di rispetto per gli ex amministratori, gli ex sindaci, devo dire a questo punto che uno tra quelli che ha procurato il debito al comune di Agrigento, quindi il buco di cui lui parla, e suo padre, che è stato adesso buonanima, che è stato sindaco della città di Agrigento, che quando nell'82 si fecero gli espropri per costruire le case alle cooperative edilizie e alle case popolari a Fontanelle, a Monserrato, si fecero gli espropri e i proprietari non furono mai pagati, quindi quelli poi diventarono sentenze passate in giudicato, quindi decreti ingiuntivi che il comune ha dovuto assolutamente poi pagare. Quindi di che cosa stiamo parlando? Lui dovrebbe parlare invece di piano regolatore generale. Che fine ha fatto il piano regolatore generale approvato nel 2008? Che cosa ha fatto? Che fine ha fatto il piano particolareggiato del centro storico? Lui dovrebbe parlare di queste cose. Invece di parlare di futuro, continua a parlare ancora di passato, cioè di cose accadute 7 anni fa, di cui lui è il primo responsabile. E allora la gente non si faccia imbrogliare anche questa volta. Lui dovrebbe prendere atto della sua incapacità amministrativa, si dovrebbe in punta di piedi ritirare dalla politica, deve dare spazio a chi è capace e competente e non fare sempre il piagnucolone, l'imbroglione piagnucoloso, sempre a dire le cose al contrario di quella che è la verità. La città è abbandonata, è sotto gli occhi di tutti e siamo un cumulo di macerie, tutto è assolutamente, ha addormentato persino le coscienze dei cittadini, cioè non c'è più nessuno che si lamenta, eppure ancora ha la pretesa di riportare alla luce cose che sono accadute 7 anni fa. Ma mi faccia ridere, Zambuto.